Azione! Come vedete, queste scene sono molto ripetute. Ripetute perché sono difficili, coinvolgendo spari, gente che si muove, eccetera. E infatti, per questi pochi secondi sullo schermo, le ore di lavorazione sono state parecchie. L'attore ha dovuto ripetere gli stessi gesti per decine e decine di volte e la troupe li ha dovuti riprendere per decine e decine di volte prima che io, regista, mi ritenessi soddisfatto di ciò che era stato ottenuto e dicessi: ok, la scena può considerarsi conclusa, passiamo alla successiva. Questa è l'attrice tedesca Gisela Hahn, che interpreta la parte di una cattiva. Gli interni che state vedendo, questa specie di scantinato dove ci sono nelle teche azzurre le uova aliene, sono stati ripresi negli stabilimenti cinematografici romani della De Paulis. Questa è una finta grotta, cioè alla fine del film c'è una grotta sotterranea con dentro il mostro. Questa grotta, secondo la storia, si dovrebbe trovare in Sud America. In effetti noi siamo andati in Colombia a girare le scene sudamericane. Quando però in Colombia gli attori aprirono una porta e svanivano oltre quella porta per scendere nell'antro del mostro, riapparivano in questa grotta che in realtà era stata girata in Italia prima di partire per il Sud America. È una grotta finta, cioè le pareti che sembrano di macigno, di masso, sono in realtà semplicissimo cartone dipinto e pitturato. Lo stesso vale per il mostro, che qui vedete fermo e immobile perché è fuori scena, mentre nel corso delle riprese è spaventoso, è terribile, si muove, emette una specie di bava allucinante, c'ha un tremendo tentacolo assassino. Cerca di resistere, ecco, forzati, così come hai fatto prima, ecco il dolore, senti il dolore nella testa, Marino, ecco, senti forza nella testa, senti come un martello che ti picchia sulla testa, vada ciò. Vedete, siamo arrivati alla fine di questo breve documentario, il film è finito e anche questo breve inserto su come è stato fatto il film. Volevo solo raccontarvi un paio di piccole cose. Questo che vedete è una delle uova, le uova verdi che avete visto durante i sigilla delle riprese. Le uova verdi, quelle viste nei campi lunghi, si gonfiano come dei normali palloncini. Ed ecco, infatti, vedete l'uovo del figlio. Quando è gonfio viene sverniciato di verde, deposte nelle bacheche e si ha questa illusione di mostro alieno. Le uova che nel film invece palpitano e pulsano sono diverse, sono più grosse, di silicone, una gomma particolare, hanno dentro una luce con un motorino che si accende e si spegne, un uomo fuori campo con un filo che soffia, come ho fatto io adesso, per dare l'illusione di vita.
questo è un po' un segreto del cinema e io credo di avervi fatto vedere, intravedere in questo breve documentario diversi segreti, la genesi di una pellicola. Ho preso il mio film Contamination come esempio per esperienza diretta, ma quello che ho detto, che avete visto, più o meno si applica un po' a tutti i film di questo tipo, perlomeno quelli fatti nel nostro paese. Gli americani fanno le cose in grandi in un modo diverso, però credo che anche loro abbiano i nostri, i miei stessi problemi moltiplicati per 100 e per 1000. È un po' l'arte del cinema di fantascienza, questo cinema che mi affascina e che è un po' la mia vita.